Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Queste sono le principali novità in ambito Bitcoin e criptovalute per la giornata del 17 luglio 2018. Bene ragazzi, prima di cominciare lasciatemi ringraziarvi tutti quanti per il feedback sugli ultimi video che ho pubblicato. Come vedete qua sotto ci sono oltre 40 notifiche che sono in attesa di essere lette e risposte. Grazie, come sentite sono veramente commosso per tutta la vostra partecipazione e cercherò di rispondervi a tutti gli interventi che avete lasciato. Grazie di cuore. Venendo all'ambito Bitcoin e criptovalute che interessa a tutti noi, abbiamo assistito durante il weekend ad un'impennata delle valorizzazioni nel campo Bitcoin e criptovalute proprio dovute, come vi annunciavo, alle 5 nuove criptovalute che potenzialmente potrebbero essere rilasciate su Coinbase nei mesi a venire. Come vediamo qui, il trend positivo è continuato non solo durante la giornata di domenica, ma anche per tutta la giornata di lunedì. In particolare stiamo assistendo veramente ad un mare di verde, in modo davvero molto, molto ripido anche. Stiamo assistendo a una curva di crescita veramente molto intensa ed un trend rialzista decisamente notevole che ci fa ben sperare per il futuro. In particolare, quasi tutte le principali criptovalute sono in ascesa, guidate ovviamente dell'ottima performance di Bitcoin. Per trovare un po' di rosso bisogna davvero scendere parecchie posizioni perché un po' tutte le prime 100, a meno di alcuni episodi sporadici, sono in verde. Questo significa che Bitcoin, come ci stavamo aspettando, come avevamo detto già nelle puntate precedenti, sta perdendo un pochino di dominance, quindi Bitcoin sta perdendo rilevanza rispetto alle altre criptovalute. Eravamo rimasti attorno al 43%, in questo momento la curva è discendente e siamo già scesi attorno, vediamo un po' dato aggiornato a questo minuto, al 42,3%. Quindi siamo già scesi moltissimo e la curva ha intrapreso un trend ribassista. Come diciamo, questo è molto importante perché se Bitcoin perde dominance significa che c'è più propensione al rischio e quindi le criptovalute alternative potrebbero crescere più rapidamente dello stesso Bitcoin. La capitalizzazione totale del mercato criptovalutario è in fase di ricrescita. Come vediamo, di nuovo la curva punta verso l'alto, quindi un altro indicatore positivo per quanto riguarda il trend di breve periodo. Quindi si è confermata un pochino diciamo, quello che l'analisi tecnica ci aveva rivelato come una delle possibilità più probabili nel corso dell'analisi precedente. Questi sono un pochino, secondo Cointelegraph, i guadagni delle criptovalute per oggi. Come vediamo, ci sono un sacco di verde, appunto Bitcoin più 4%, Ethereum più 6%, seguito da tutti gli altri. Veramente numeri positivi. Venendo all'analisi tecnica, come vediamo, questa è Bitcoin contro dollaro, prezzo preso da Coinbase. Abbiamo assistito ad una bella candela verde che ci fa ben sperare per il futuro. In particolare la media mobile dei 21 giorni, quindi quella di breve periodo, che ci dà il trend di breve periodo, sembra essersi ripresa e sta iniziando a puntare verso l'alto. L'RSI è sempre molto positivo, punta estremamente verso l'alto, c'è il rischio che si arrivi in una zona di ipercomprato, però per il momento siamo ancora all'interno di una banda abbastanza definita che non ci dà segnali di preoccupazione per l'immediato futuro. Anche qui il MACD, la curva blu, rimane sopra quell'arancione, quindi abbiamo diciamo, evitato il pericoloso cross che ci poteva essere qui intorno all'area 111 del 15 luglio e fortunatamente di nuovo la curva è rimasta in positivo, quindi buon indicatore per il prossimo futuro. Veniamo come al solito qui al TradingView, dove appunto il sentiment si è spostato, come abbiamo visto l'altra volta, era propeso per il sell, ora si stanno spostando tutti più verso il buy, quindi un blu decisamente più deciso. In particolare, se scorriamo un pochino i vari commenti qui sotto, sembrano esserci tutti i cripto analisti che postano le proprie analisi, sembrano essere insomma propensi ad andare long, quindi ad avere una buona provvisione per il futuro. Oltre a cosa è dovuto questo impennata di interesse e di prezzo, in particolare oltre all'annuncio di Coinbase che sicuramente ha spostato molto l'interesse nel weekend, è arrivata anche
Questa è la notizia veramente bomba, che il fondo BlackRock, in particolare pare essere il più grande ETF provider, quindi il più grande fornitore di ETF al mondo, ha annunciato l'intenzione di voler valutare, attenzione bene, la possibilità di investire e aprire agli investitori anche sul fronte Bitcoin. Si tratta comunque in questo momento solo di un potential involvement, quindi un'analisi potenziale di quello che può essere l'interesse del mercato, ma come abbiamo visto, il mercato ha ricevuto in maniera molto positiva questa news e appunto l'impennata di prezzo è probabilmente dovuta anche a questo. BlackRock, tanto per avere una dimensione di quanto spostano, è un provider da 6,3 miliardi di asset gestiti durante il 2017, quindi è veramente un colosso. È una notizia positiva, al di là di tutto, anche se ancora non c'è la reale implementazione, non è ancora arrivato l'ETF che ci aspettiamo come evento catalizzatore per il reale decollo del prezzo, è comunque un evento positivo perché BlackRock in passato si era esposta dichiarandosi abbastanza contraria e preoccupata per il fenomeno criptovalute. Invece adesso stanno cambiando idea, stanno valutando la fattibilità di cominciare a aprire agli investitori anche sotto questo fronte. Quindi questa notizia è buona per due motivi, sia che il più grande fondo al mondo inizia a investire in criptovalute, sia che, scusate, potrebbe iniziare a investire in criptovalute, è importante la differenza, sia perché appunto c'è un cambio di percezione anche sul grande mercato finanziario tradizionale di quello che è il mercato di blockchain e criptovalute. Altra notizia molto positiva arriva per il gruppo EOS. In particolare ci sono Peter Thiel, che è il fondatore di PayPal, e Juan Wu, spero di averlo detto bene anche se non ci sconterei, che è il numero uno di Bitmain, quindi l'azienda che produce gli ASIC che vengono usati per criptominare. Hanno annunciato la propria partecipazione al progetto EOS, quindi il proprio involvement su Block One, che è appunto lo sviluppatore di questa soluzione. Hanno usato tutti parole abbastanza decise entrambi i due investitori, dicendo che si tratta fondamentalmente di un buon progetto nel quale vogliono investire perché potrebbero esserci appunto buone possibilità per innovare la blockchain. Per quanto riguarda invece il Bitcoin, si è tornato a parlare anche su più ampio spettro e anche per quanto riguarda la possibilità di implementarlo a breve di Schnorr. Io non sapevo esattamente di cosa si trattasse, quindi ho cominciato un pochino a studiarmelo. Si tratta di fatto di una proposta di modificare le modalità con le quali vengono generate le chiavi crittografiche alla base di Bitcoin. Questo potrebbe portare delle buonissime novità e avanzamenti dal punto di vista tecnologici, perché si tratta sì da un lato di migliorare la possibilità di privacy di Bitcoin, che in questo momento, come sappiamo, non è uno dei punti forti della prima moneta criptovalutaria, sia di come dire, gettare le basi per una serie di nuove funzionalità che potrebbero essere sviluppate appunto su questo Schnorr. Tanto per capire di che cosa si tratta, Schnorr andrebbe quindi a sostituire in parte il ICDSA, quindi l'algoritmo crittografico utilizzato in questo momento, portando con sé appunto tutti i benefici di cui parlevamo. Si tratta però di un cambio, una modifica al cuore di Bitcoin, quindi non solo una modifica leggera come può essere quella al wallet che viene portata avanti quotidianamente, ma proprio una bonifica al cuore di Bitcoin, e quindi sarà necessario raggiungere il consenso, quindi sarà necessario che svolgere tutti i passi. Quindi in questo momento è stata pubblicata una BIP, Bitcoin Improvement Proposal, che se verrà effettivamente accettata da tutti gli sviluppatori verrà poi implementata e tramite il voto dei miner verrà poi, come dire, recepita all'interno del protocollo stesso. Si parla di questa modifica, di questo Schnorr, come qualcosa di equivalente al SegWit dell'anno scorso, quindi una modifica sia al cuore del protocollo, ma anche qualcosa di veramente rivoluzionario che potrebbe anche abbassare i costi e velocizzare e migliorare la scalabilità di Bitcoin. Il propositore, cioè il proponente di questa novità, ha detto che c'è ancora moltissimo lavoro da fare, sia perché gli sviluppatori devono trovare un accordo su effettivamente se ci siano le possibilità di implementarlo, in che modo, quale codice inserire, quale tecnologia e quale tecnica implementativa preferire. Insomma, ancora siamo agli inizi, quindi c'è ancora molto lavoro da fare, però comunque è una cosa interessante. Quindi si tratta di Schnorr, ripeto, io non l'ho approfondito più di tanto, però sicuramente inizierò a studiarlo più da vicino perché sarà la prossima bomba tecnologica in ambito Bitcoin.
Bene, da zanadinturbola.it è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare sul pollicione qua sotto e fare mi piace, grazie ancora in anticipo se lo farete, come ho detto tante volte per me è davvero molto molto importante, quindi vi ringrazio. Per essere notificati ogni volta che pubblico un nuovo video ricordatevi di cliccare il pulsante rosso subscribe qua sotto, iscriviti e anche sulla piccola campanella di fianco. Per qualsiasi cosa, qualsiasi correzione, se volete dirmi che sono andato bene, se sono andato male, ho sbagliato qualcosa, i commenti qua sotto sono a vostra disposizione, abusatene perché mi fa sempre moltissimo piacere quando leggo le vostre reazioni. Al prossimo video, ciao!